Di Renzi, però io con te vorrei parlare anche un po' di Enrico Letta, perché il DDL Zan è stata una delle tante battaglie identitarie che il segretario del PD ha portato avanti da quando è entrato alla guida del Nazareno, lo Ius Soli, la tassa sulla successione. Hai l'impressione che il segretario del PD preferisca combattere delle battaglie per riaffermare l'identità del partito piuttosto che portare a casa dei risultati concreti, quindi con l'approvazione delle leggi? Ma io credo che l'unico risultato concreto auspicabile in questa fase del Partito Democratico sia portare a casa un'identità più definita, quindi Letta fa benissimo a percorrere strade anche magari accidentate, impopolari, ma che aiutino, specie in una maggioranza così larga e così, diciamo, ab inizio disponibile al compromesso per governare con Draghi, porti a casa degli elementi, cerchi di portare a casa degli elementi che la distinguono da tutti gli altri membri della maggioranza. Vero è che se Letta non ne avesse fatto una bandiera, Renzi probabilmente non avrebbe colpito proprio lì, perché ormai è evidente che le battaglie che pure vengono ammantate di ragioni più alte nel merito, eccetera, le battaglie che fa Italia Viva sono tutte contro qualcuno e pro qualcun altro, entrano molto poco nel merito. Io però, se mi permetti, vorrei registrare una buona notizia, perché sentire Romeo che dà così tanta importanza all'opinione di una certa parte del movimento femminista e di alcune sue esponenti è una buona notizia, visto che appena 2 anni fa al Congresso delle Famiglie di Verona la Lega avallava posizioni ben più oscurantiste circa il rispetto dell'identità e della libertà di genere. A Verona ancora si sentiva parlare di cure per gli omosessuali, quindi ora che si porti avanti una... Non lo so, le mando i link, se mi lascia una mail le mando i link, le rinfresco la memoria. Le mando anch'io i link, se mi lascia la mail le mando anch'io. Allora Romeo, è una delle tante trasformazioni di una... Al Congresso di Verona eravate altrettanto attenti alle istanze sulla libertà di espressione su questi temi, non mi pare. Al Congresso di Verona noi abbiamo semplicemente difeso il concetto di famiglia tradizionale, che non significa opporsi nei confronti di altri tipi di famiglie. Come appunto. No? Ma come assolutamente no? Assolutamente no. Ma le devo ricordare così come si tutelano. Verona. Così come se io ero presente, assolutamente, ho sentito sia Salvini che la Meloni che sono intervenuti e che gli altri esponenti, semplicemente noi abbiamo difeso un concetto di famiglia tradizionale, come giusto se uno difende la famiglia come meglio la intende. Poi se questo per voi significava oscurantismo, se per voi la famiglia tradizionale è oscurantismo, vabbè, questa è una sua opinione, io rispetto le opinioni di tutti, ma non la condivido. Non è per noi, io non sono noi, io sono Marianna Trile, le ricordo semplicemente che avete con due ministri del governo presenti, avete messo il cappello istituzionale su posizioni oscurantiste che non hanno trovato nessun altro spazio in Italia se non quello che gli avete dato voi. E adesso date valore all'opinione delle femministe che si sentono insidiate dal DDL Zan. È uno scarto importante. Noi abbiamo sempre rispettato le donne, abbiamo sempre rispettato tutti, però vogliamo che sia rispettata anche la nostra idea di difesa della famiglia tradizionale, che è formata da un uomo o da una donna, e basta, tutto qui. E che il DDL Zan non inficia in alcun modo. Allora, ci sono anche altre famiglie, usciamo un attimo, ne prendiamo atto. Da questo scambio, dalla schermaglia individuale, Aprile, tutto questo per dire che fa bene il Partito Democratico a non fidarsi della linea dialogante di Salvini, però contemporaneamente con altre tanto realismo, se non è possibile, se non ci sono i numeri per approvare il DDL Zan e non è possibile nessun altro compromesso, l'Italia deve rassegnarsi a continuare a non avere una legge contro l'omotransfobia. Ma io non credo, perché allora il PD fa benissimo a non fidarsi né di Salvini né di Renzi, insomma, storia e storie alla mano. Sono entrambi due leader che hanno disconosciuto patti di governo, figuriamoci se non disconoscono patti stretti a un tavolo. L'ambiente naturale in cui discutere e far valere le proprie posizioni è l'aula. Torniamo al basico, no? Cioè, c'è un iter parlamentare, facciamoglielo fare a questa legge, dopodiché ci si conta se i numeri è vero che non ci sono.
ognuno se ne assumerà le conseguenze. Se, come credo, i numeri non ci saranno perché Italia Viva si tirerà fuori, Italia Viva risponderà del perché quando è al governo approva le unioni civili e se ne fa vanto, giustamente, se ne fa bandiera, e poi affossa una legge che è una legge che può avere mille difetti, su cui si può discutere, ma che stabilisce un principio elementare di civiltà. Allora, però, scusi.